Buongiorno, sono Eugenio Sartorelli del sito www.investimentivincenti.it, il sito che tratta di opzioni, analisi intermarket e analisi statistica. Con il video di oggi volevo fare l'aggiornamento della situazione della volatilità sia implicita che storica sul mercato americano. In particolare quindi vedremo i due principali indici, che sono l'indice dell'S&P 500 con la sua volatilità implicita che è il VIX e l'indice Nasdaq 100, in realtà sarebbe il Nasdaq ma la volatilità implicita è quella riferita al Nasdaq 100 con la sua volatilità implicita che è il VXN. Comunque il Nasdaq 100 poi si comporta grosso modo come il Nasdaq. La volatilità implicita sappiamo che è il VIX e il VXN, non è altro che la volatilità media che è scontata dal prezzo delle opzioni. La scadenza media di queste opzioni è di circa 30 giorni. Quindi si fa una media delle call e delle put con scadenza massima fino a 30 giorni. Media 30, quindi non massima, media 30 giorni. È un ottimo indicatore di sentiment la volatilità implicita. Infatti vediamo qua il VIX, cioè la volatilità implicita sull'S&P 500. Questo è l'indice S&P 500, questo è il VIX con dati giornalieri. Come vedete è un ottimo indicatore di sentiment perché ha sempre degli eccessi, cioè dei massimi, sui minimi di mercato. Lo vedete chiaramente anche nell'ultimo anno, quello di marzo del 2007, agosto e novembre, sui minimi sono stati sempre i massimi. Invece su massimi di mercato può fare dei minimi di volatilità, ma non è detto. Comunque iniziamo vedendo che con i minimi attuali, cioè quello oggi intanto è mercoledì, oggi è mercoledì 16 gennaio e il minimo di ieri, che è stato un minimo inferiore, però non è stato fatto con una volatilità in aumento. Quindi siamo ancora in un'area di minimo, ma la volatilità sembra, potrebbe aver già fatto un massimo, lo vedete qua, potrebbe aver già fatto un massimo i primi di gennaio, però dobbiamo ancora vedere perché il mercato potrebbe scendere ulteriormente. C'è da dire che il sentiment che mi dice questa volatilità è non eccessivamente negativo, perché vedete che con i minimi di agosto del 2007 e di novembre del 2007 i massimi di volatilità implicita sono stati ben superiori, e come vedete qui c'è il max, questo sarebbe un livello che è considerato elevato su base storica. Non vi sto a spiegare come è calcolato, però è andato al di sopra di questo livello e quindi è stato un eccesso. Attualmente invece non siamo ancora sopra questi livelli, intanto siamo ben inferiori ai livelli che abbiamo raggiunto in quei due frangenti del 2007, sopra il 30%. Attualmente siamo intorno al 23%, mentre il massimo fatto il 1 gennaio è stato intorno al 26%. Per cui non siamo ancora in situazioni di panico. Certamente la volatilità è sicuramente alta perché, come vedete, è al di sopra della media di 2 anni. La media di 2 anni è intorno a 16, noi siamo intorno a 23, ed è anche sopra, vedete, questa linea punteggiata, che è un livello di volatilità eccessiva degli ultimi 2 anni. Siamo al di sopra, quindi siamo in volatilità sempre alta negli ultimi 2 anni, ma rispetto alla volatilità invece calcolata fin dall'inizio, il VIX c'è dall'86, siamo ancora sotto il livello di guardia. Questa è la prima indicazione. Sapete che chi viene ai miei corsi o comunque chi legge nel mio sito sa che io tengo anche sotto controllo il rapporto tra volatilità, la differenza tra volatilità implicita e volatilità storica. Come vedete, in blu abbiamo la volatilità implicita, quella che abbiamo visto prima, in rosso abbiamo la volatilità storica a 21 giorni. La cosa che a me interessa guardare è il grafico sotto, che è la differenza tra le due volatilità, implicita e storica. Ora, cosa succede? Che intanto abbiamo delle... quando, quando praticamente questa differenza è al di sotto dello zero, posso iniziare dei forti in trend. Quando è al di sopra dello zero, invece, come adesso, vuol dire che siamo in una fase di trend ben consolidata, rialzista o ribassista. Come vedete, a partire dall'inizio di dicembre circa, intorno al 6 dicembre, è partita questa fase rialzista di questa differenza di volatilità che ha superato l'asse dello zero, e mi dice che quindi questo trend ribassista è certamente in buona salute, però siamo ben al di sopra della linea dello zero.
e anzi sta già ripiegando, come vedete questa linea verde, lo vedete meglio se esposto, vedete che sta già ripiegando, il che vuol dire che questo trend ribassista potrebbe essere comunque in una fase più o meno finale, e facendo coppia con quello che abbiamo visto prima, che forse c'è già stato un massimo di volatilità implicita, probabilmente l'S&P 500 sta cercando un'area di minimo. Se guardiamo anche il put call ratio, cioè il rapporto tra il numero di put e il numero di call che ci sono su questo mercato, anche qui vediamo che sui minimi attuali c'è stato un massimo del put call ratio e sta già scendendo. Un massimo comunque non eccessivo, inferiore ai massimi di put call ratio fatti nell'agosto, nel novembre, nell'ultimo novembre 2007 e nell'agosto del 2007. Per cui anche qui sembra che non ci sia una situazione di panico, e sembra che la situazione sia abbastanza sotto controllo e si sta cercando un minimo. Velocemente vi faccio vedere sul Nasdaq come siamo messi. Sul Nasdaq siamo invece su livelli storici, anche qui sembra che abbia fatto già un minimo di volatilità implicita, anche inferiore, però siamo inferiore all'agosto del 2007, quindi il panico è inferiore, assolutamente inferiore. Però anche qui sembra probabilmente sta cercando un minimo la volatilità implicita, cioè forse la volatilità implicita ha già fatto un massimo, scusate, i prezzi hanno già fatto un minimo. Direi che abbiamo visto le cose principali, per cui in definitiva sul mercato americano è vero che c'è una situazione di ribassista abbastanza forte, ma non siamo ancora in situazione di panico, lo abbiamo visto sia sull'S&P 500 che sul Nasdaq. Bene, vi saluto, ci vediamo per un'altra puntata da Eugenio Sartorelli, www.investimentivincenti.it.